di una città e parleremo un po' di come della regione. Ok? Allora, va video. Per me Torino è una città splendida, è una città a misura d'uomo, con le sue piazze, con i suoi monumenti, con le sue tracce del passato, che ha una presenza. Perdona, vamos a hacer una cosita. Le voy a desactivar los micrófonos para que se continúe. Splendida, è una città a misura d'uomo, con le sue piazze, con i suoi monumenti, con le sue tracce del passato, ma anche una presenza importante dell'ambiente. Il fiume che la attraversa, le colline che sono così vicine, rendono la vita a Torino per chiunque assolutamente piacevole. Pochi luoghi raccontano la storia della città come Piazza Castello. Proprio in mezzo Palazzo Madama è un vero e proprio racconto visivo delle vicende di Torino. Il gusto, la cucina a Torino sono sempre stati un riferimento importante. Passeggiando per le vie del quadrilatero romano possiamo ripercorrere un po' di storia del gusto torinese, il profumo delle spezie. Pensiamo all'orzo, al luppolo che hanno originato i primi birrifici d'Italia e il cioccolato. Siamo in un locale solo apparentemente insolito per Torino, una pescheria. Beppe Gallina oggi propone ovviamente pesce di mare, ma la sua famiglia può raccontare proprio la storia del pesce di Torino negli anni. Se venite a Torino non potete non assaggiare il vermouth, che rappresenta tutta la storia di Torino. Nasce come prodotto farmaceutico, nel corso del tempo si evolve come prodotto di beva d'eccellenza e rappresenta tutto ciò che è eccellenza a Torino e in Piemonte. Al confine del castrum romano c'è una delle zone della città che per prima si è aperta al mondo contemporaneo. È il mercato di Porta Palazzo, dove la convivenza tra le culture e gli strati sociali la fa da padrone. Torino è sempre stata una città molto contaminata. Secondo me sicuramente è capitale del crossover, perché ho visto delle cose così varie, così diverse, che mi hanno sempre molto sorpreso. Sicuramente Torino si può definire una capitale dell'arte contemporanea. Noi siamo stati una delle prime ex fabbriche che erano abbandonate, che appunto sono state riconvertite in centri espositivi museali. Dopo di noi ci sono state molte altre, rendendo quindi sicuramente Torino una delle città dal punto di vista dell'arte contemporanea più interessanti. Villa della Regina è una delle chicche più straordinarie, più nascoste e meno conosciute di Torino ed è una delle pochissime vigne urbane che ci sono in Europa. Uno degli edifici simbolo di Torino è anche uno dei suoi musei più originali e interessanti. La Mole Antonelliana, progettata da Alessandro Antonelli per essere una sinagoga, è diventata il Tempio del Cinema, nella città del cinema per eccellenza. Avere la più grande collezione egizia ospitata fuori dall'Egitto a Torino significa collegare questa città ad un discorso internazionale. Questa collezione rende per sempre Torino la capitale culturale che può sedersi al tavolo con le grandi capitali europee. Okay.
Bene, bene, bene. Allora, abbiamo visto il video di Torino. Allora, vediamo dove... Così vi fate un'idea, ok? Come sempre, Uwe e Monica, lo so che sapete già le risposte, lasciate anche agli altri a rispondere, perché voi avete già ascoltato tutto questo discorso. Ok. Allora, abbiamo Torino qua al nord Italia, nord-ovest. In quale regione è? Il Piemonte, esatto. Occhio sempre che in spagnolo è Piemonte, in italiano è Piemonte. Il Piemonte, esatto. Che si chiama Piemonte perché è ai piedi dei monti, ma l'importante è sapere quali monti sono questi che sono, che il Piemonte è ai piedi. Non lo so. Vi posso dare un aiuto? Cambio la vista alla vista satellite. E lì si vedono, esatto. Si vedono questi monti che cominciano qua, fanno tutto questo giro, arrivano fino all'Austria, passano un po' per la Germania, la Svizzera, un po' la Francia, che sono le Alpi. Ok, allora il Piemonte è ai piedi delle Alpi. Occhio lì, no, noi in spagnolo diciamo los Alpes, maschile. In italiano è le Alpi, femminile. Sì? Le montagne, le Alpi sono femmine in Italia. Benissimo. Allora, parliamo di Torino. A Torino abbiamo due importanti, due che sono quelli più famosi, più conosciuti di Torino. E sono... entrambi sono nel video, hanno parlato di questi musei nel video. Quali erano? Il museo del cinema, perfetto. E poi? Non ricordo il nome. No. La Galleria Civica? No, perché l'hai letto lì, no? Dovevi leggere quello... Adesso, il Museo Egizio. Allora, i due musei più importanti, Museo Egizio e il Museo del Cinema. Ok? Museo del Cinema lo troviamo in un palazzo che si chiama La Mole Antonelliana. Che, come dicono nel video, è un palazzo che è stato fatto per essere una sinagoga, ma non è mai stato utilizzato come sinagoga. Sì, subito dall'inizio è diventato un museo. E dagli anni, forse, non so se anni 80 o 90, c'è il Museo del Cinema di Torino, in questa mole Antonelliana, che è uno dei palazzi. Ricordate che palazzo in italiano significa edificio, no palazzo, anche palazzo, ma quando io dico palazzo sto parlando di un edificio. Sì, è uno dei palazzi più famosi di Torino, è come quasi il simbolo di Torino, questa mole Antonelliana. Cosa significa mole?
Non so da dove viene il nome mole. Mole significa lo stesso che in spagnolo, mole. Come una cosa grande. Adesso perché si chiama mole non lo so. Vediamo che cosa ci dice, se ci dice qualcosa. Edificio monumentale. Dal 2000 è il Museo del Cinema. No, non lo so perché, però sarà per quello, perché come dici tu, un edificio, un palazzo monumentale, sicuramente viene da lì. La fabbrica Fiat. Ecco, arriveremo alla fabbrica della Fiat. Ok, bene, l'altro museo è il Museo Egizio, vero? E come dice il ragazzo del video, è la collezione più grande al mondo dopo l'Egitto. Sì, allora stiamo parlando di praticamente una collezione enorme di archeologia egizia. Allora, Museo Egizio, lo parlo un po' con tutti i corsi, che ovviamente il tema questo, che sia la collezione più grande al mondo, e anche ha avuto anche molte controversie, perché ovviamente l'Egitto vuole recuperare molti di quei pezzi. Ma mi raccontava un alunno che non è che l'Italia ha rubato i pezzi, ma sono stati parte di un pago dell'Egitto all'Italia per l'aiuto negli scavi, nella excavazione. Quando sono stati fatti gli scavi, l'Italia e la Germania hanno aiutato l'Egitto e hanno ricevuto il pago. Ok, allora continuiamo e abbiamo anche un'altra cosa importante a Torino, importante per la religione cristiana, che è la Santa Sindone, o semplicemente la Sindone. Avete mai sentito parlare della Sindone? Che cos'è la Sindone? Eccola qua. È il manto sagrato. Esatto. Uno in spagnolo lo chiamano il manto sagrado, vero? Quella si trova nel Duomo di Torino. Io sempre preferisco sempre raccontare un po' che è una cosa, la Sindone è un oggetto religioso, ovviamente, ma che storicamente non è, si sa già da un bel po' di tempo che non è reale, che è stato fatto, è stato creato approssimativamente nell'anno 1300. Sì, allora non è che voglio fare come si chiama, cominciare a un problema, una discussione, solo è un tema storico. Si è fatta la datazione col carbonio 14 ed è venuto fuori che è del 1300. Ok, adesso parliamo dell'altra parte, della parte più economica. Come ha detto Luis prima,
c'era una fabbrica molto importante per l'Italia, per Torino in particolare e per l'Italia in generale, che è la fabbrica della, Luis, che hai detto tu? La Fiat. Della Fiat. Tu hai detto c'era una fabbrica? C'era, adesso parleremo di quello. Non c'è più. Non c'è più, esatto. C'è una parte piccola, ma non è la fabbrica come era prima. Allora, Fiat, fabbrica italiana di automobili Torino. La T della Fiat è lì per Torino. Come dicevo, prima era praticamente la fabbrica europea della Fiat, era lì, a Torino. E adesso no. È andata via, quasi tutta, a paesi che costano di meno, con mano d'opera meno costosa, come i paesi dell'Europa dell'Est. Sì? Adesso c'è una parte della fabbrica, ma è quasi niente. Allora, che cosa è successo? È creato un po' il problema che adesso non ci sono più soldi a Torino, perché la fabbrica più grande, la fabbrica, l'industria più importante è andata via. E vanno via anche i posti di lavoro, i soldi in generale. Allora Torino sta adesso è in una crisi abbastanza importante, è una crisi economica, perché sta diventando una città povera. Okay? Allora, quello a futuro ovviamente avrà dei problemi, a meno che non trovano una soluzione per questo. Sì, allora, quello è un po' la parte dell'economia. L'altro giorno un alunno mi ha raccontato una cosa che io non sapevo, che al sud, nella zona di Cuneo, al sud del Piemonte, è nata la Ferrero. Non so se sapete cos'è la Ferrero. Cioccolati, sì. I cioccolati, cioccolata. Dipende, Luis, quando noi parliamo di il cioccolato o la cioccolata, varia un po' dipendendo. In generale del cioccolato si parla generalmente di quello più puro, invece la cioccolata si parla più di quello al latte o il latte con la cioccolata. Dipende, varia molto, dipende dalla persona. Alcuni lo chiamano il cioccolato e altri lo chiamano la cioccolata. Sì, allora qua a Cuneo è nata la Ferrero, come diciamo, la Nutella, la cioccolata, i cioccolati in generale, e sono nati in questa zona qui di Cuneo. Sì, e poi finiamo velocemente con la zona del Lago Maggiore. Ok, abbiamo al nord del Piemonte, abbiamo il Lago Maggiore, che ha una parte, quella all'ovest, nel Piemonte, la parte all'est è della Lombardia, e la parte al nord è della Svizzera. E nella zona del Piemonte abbiamo questa piccola città qua che è bellissima. Tutta questa zona è bellissima, Verbania, è molto molto, sono città molto signorili, sono città dove andavano i re a fare vacanze. Allora sono città anche molto ricche, molto belle. Però abbiamo questa qua, piccolina, che si chiama Stresa, che è una città veramente molto, molto, molto bella. Come dicevo, ha molti di questi giardini spettacolari, perché erano città reali, ok? Dei re. Che poco fa si è parlato molto di Stresa proprio per questo qua. Se vedete qua, una funivia. Noi lo chiamiamo il teleferico, sì? In italiano la funivia.
E che cosa è successo? Un paio di mesi fa c'è stato un incidente molto brutto dove è caduta una cabina della funivia ed è morta molta gente. È stata proprio questa, la funivia di Stresa, che ha avuto questo incidente. Allora, se vedete qua, questo è il Lago Maggiore, che è un lago molto grande. Abbiamo tre isole. L'isola, questa qua più lontana da Stresa, l'isola madre. Questa l'isola superiore o isola dei pescatori, si chiama. E poi questa che si chiama Isola Bella. Sono isole veramente molto, molto speciali, molto particolari. Vedete qua? Isola Madre, Isola Superiore, Isola Bella. Le chiamano le isole Borromee, perché il re, la famiglia reale che andava lì, era la famiglia dei Borromei. Sì? E Isola Bella in particolare, guardate qua, è un palazzo dei Borromei. Isola E guardate che palazzo. Ok, queste sono isole bellissime, ma bellissime. Questo è un palazzo. Se vedete qua, in una punta dell'isola c'è il palazzo, che adesso è un museo. Tutto questo è un museo. Poi ci sono i giardini. E poi qua, piccolini a sinistra, abbiamo le case della gente che lavorava nel palazzo. Sì. Vediamo se troviamo una foto che si veda un po' meglio. No, questa l'altra parte. Questa isola. Ah, vedete qua il palazzo, i giardini, e queste sono le case della gente che lavorava lì. Dimmi, Cecilia. In questa isola si è spostato il principe di Monaco. Ah. Con la Borromeo, la niña, ¿cómo se llama? La ragazza. Se me olvidó cómo se llama. He dimenticato el nome. Il nome. Y pero la Grace festa. Kelly, creo. Ceci. No. Príncipe actual. Ah, el, ¿cómo se llama? El filio, filio de la Grace. Sería el nipotino de la Grace Kelly. Ah, okay. Andrea. Nipotino. Andrea Casiraghi. Sí. Esposado con la filia de dueño. Ah, sí. Sí. Borromeo, el cognome de la ragazza. Perfetto. La festa ha sido así fue estata bellísima en esta isla. Sí, no, imagino sposarsi en una isla así. Sí, bellísimo. Supongo que nos habrán construido Champagne Valdivieso. No, un Durraganón. De ese de dos luquitas. ¿Cómo se llama? Comieron un sándwich de potito. Hizo paipilla. No, no me ricordo come si dice broma in italiano, non mi ricordo. Scherzo. Scherzo, lo scrivo. Scusami. Bisogna sempre scherzare, è la parte bella di tutto questo. Scherzo, broma. Scherzare. Bromear.
scherzo. In musica anche si usa quella parola. Sì. Nella composizione musicale. Mm-hmm. È probabile, nella composizione musicale si usano molte parole dell'italiano. Mm-hmm. Scherzo, piano, pianissimo. Sì. A me piace, io sempre dico l'allegro. L'allegro, ma non c'è l'aria. Troppo. Allegro, ma non troppo. Sì. Ah, sì. Ah? Quello italiano è allegre, però non demasiado. Di allegretto. Mm-hmm. Sono tutte forme che vengono dall'italiano. Mm-hmm. Ok, quello vi volevo raccontare del Piemonte. È una regione bella, ma non troppo. Bella, ma non troppo, no. Bella, ma non troppo turistica. Sì, perché ovviamente sì che abbiamo molte città come Tortona, Alessandria, lo stesso Cuneo che ho detto prima, Novara. Sono città grandi, importanti più o meno dell'Italia, ma non sono città che sono nel tour, nella parte turistica classica. Per quello alla fine non è, per esempio, come quando abbiamo parlato di Emilia-Romagna o di Toscana, che abbiamo visto molte città. Adesso abbiamo parlato praticamente di Torino e un po' di Stresa, perché non c'è molto di più. Mm-hmm. Ecco quello, non so se avete qualche io ho stato in Torino. Sono stata in Torino a Torino quando sono stata a Torino in quando ho viaggiato a Val d'Aosta. In Val d'Aosta, perché le regioni sono in. In regioni. Ricordati, città a, però regioni, paesi, in. Val d'Aosta, ecco. Val d'Aosta. Se vedete, abbiamo, perché qua al nord abbiamo la Svizzera, all'ovest abbiamo la Francia. Però abbiamo qua questo pezzettino piccolino, 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 è la regione più piccola d'Italia, il Val d'Aosta. Tu hai... È bellissimo. Hai là? Sì, perché mio nonno ha nascito qui. È nata lì. Lì. In quale città è nata? In Courmayeur. Courmayeur. Dove? Lì nel Treves, a del nord, nord, alla sinistra. Destra? No. Sinistra. Ahí. Courmayeur. A nord, a sinistra. Ahí. Ricordate sempre, sinistra, destra. Sinistra. Destra e sinistra. Al pie del Monte Bianco. Ai piedi del Monte Bianco. Il Monte Bianco, ha nascito. Il più alto dell'Europa. Qual è il verbo, Cecilia? Qual è il verbo? Nata. Nata. È nata mia nonna i miei nonni sono, allora, sono nati, perché è plurale adesso, sono nati,
sono i nati miei nonni. I miei nonni. Come dire, bellissimi. Bene. Più avanti vedremo un po' il Val d'Aosta. Bene, 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 bene. Allora,